Ambiente, trasporti, mutamenti sociali, la città che cambia anche in conseguenza della pandemia al centro dell'ultimo appuntamento con il Sabato delle Idee. Alessandro Di Liegro. Ripensare le città alla fine di una dolorosa crisi pandemica e prima di amministrative decisive per Napoli. L'ultimo appuntamento del Sabato delle Idee nella sala della Fondazione Salvatore riflette sulla nuova questione urbana e sulle sfide che attendono le città del futuro nella loro raffigurazione sociale e urbanistica. E dobbiamo vedere e disegnare la città in un modo diverso, dove i problemi idrogeologici, i problemi dei rifiuti, i problemi della mobilità, i problemi legati a tutto quello che è la vita corrente vengono risolti e superati. Tra i compiti che attendono i decisori politici, quello di combinare il rischio territoriale con una crescita sostenibile, ridisegnando l'agenda dei pianificatori. Le idee che cambiano gli spazi della città creano convivialità, socialità nella città, chance per i giovani in difficoltà, per i giovanissimi in difficoltà, luoghi di socializzazione, luoghi di pensiero. Si può fare moltissimo. Una città più inclusiva, ecologica, resiliente, sensibile alle istanze della comunità. Non un'utopia, ma un impegno necessario. Bisogna fare in modo che i nostri comportamenti, prima di tutto, e poi anche le nostre appunto strutture urbane siano adeguate a un tipo di vita differente dove la parola sostenibilità raggiunge il pieno del suo significato.